per definire punto F attraverso Francesca R a cura di VB 3 marzo 2024. Per definire la morte, voi spesso fate giri di parole. Il mio caro, mia madre che non c'è più, che è andata oltre. Non dite che è morta al piano fisico, è morta a se stessa per andare avanti verso un processo di divenire che la porta a fare dei passi in più. Perché la morte non è vista come un momento bello del vostro divenire. In questo moltissime forme di religione hanno cercato di portare la spiegazione dal punto di vista della religiosità, quindi spirituale, quindi in realtà della conoscenza della verità, per cercare di far avvicinare all'argomento del passaggio. Vedete, la morte non è solo il passaggio finale che determina un passaggio da un piano fisico a un altro piano di esistenza. La morte avviene ogni qualvolta rifiutate di vivere un'esperienza di passaggio e preferite fuggirne via. Puoi fare un esempio di questo? Sì, posso fare un esempio. Grazie. La pausa è dettata solo per cercare di fare un esempio che sia a tutti, non a pochi. Allora, devo fare un esempio molto semplice, vorrei farlo un po' più complesso perché spiegherebbe meglio la natura del passaggio. Senza andare negli estremi che aprirebbero altri argomenti. Però non tutte le argomentazioni sono per tutti. Alcune sono non comprensibili, con la stessa affinità. Va bene, faccio questo. Parliamo del momento scolastico che avete attraversato tutti. Si può affrontare un esame con la difficoltà che vuol dire affrontare un esame in maniera normale, oppure si può evitare di affrontare in maniera normale e quindi fuggirne. Come? Facendosi passare un compito. Quel farsi suggerire passare un compito vuol dire fuggire. Ho scelto l'esempio più semplice in assoluto. Sì. Così è chiaro per tutti. Soprattutto non mi apre altri argomenti. Vi è chiaro? Sì. Il fuggito in quel senso, in quell'esame? Facendosi passare un conto. No, dico chi è fuggito, che cosa lo incontro, poi dovrà fare esami per tutta la vita. Non ha accettato di vivere un'esperienza importante in prima persona, quindi ha trovato la scappatoia. E voi dite come si fa a trovare la scappatoia dal punto di vista di fronte alla morte? No, io non dicevo quello. Quindi è fuggito dal suo karma. Esatto. L'altra volta ha fatto
fatto l'esempio di e dire quindi ti come amo, rimedia questa fuga? Proprio parlando dell'esame. Quel momento non lo può rimediare, ma il prossimo esame, se ha compreso, non si farà più passare il compito, ma arriverà preparato e vivrà l'esame in tutto e per tutto, in prima persona. Era un esempio molto semplice, molto chiaro anche nella possibilità di risolversi. È diverso se voi fate la trasposizione con la morte, perché lì era la domanda che dovevate fare. Come si può affrontare la morte? Posso dire una cosa? La morte si affronta dopo, puoi dirla. La morte si affronta solo scegliendo sempre di vivere ogni esperienza. Solo allora diventa più simile il dolore alla puntura di uno spillo. Non che non c'è, perché ogni esperienza ha la sua porzione di dolore, perché è il carburante, il necessario dell'evoluzione, il dolore, è l'assottigliamento dell'io. Puoi dire adesso. Ah, volevo dirti, come mai nel mio pensiero, quando penso al momento del mio viaggio, che ho solo oltre, penso che sarà l'esperienza più bella che io possa provare. E tutti quelli che io provo a esprimere questo mio pensiero mi prendono in giro. Per qualcuno non è quella la difficoltà del momento incarnativo scelto in questo qui e ora. Non sei l'unica. Non è difficile per te quello, sono altre cose. Ah, sicuramente. Grazie. Altre domande? Se c'è tempo, io volevo chiederti riguardo quello che hai detto prima dei simili che attraggono i simili. Avevi detto, parlato di compagni di istruzione, cioè quindi parlavi anche di persone negative, in quel caso ci servono per esperire e attraverso quella non conoscenza riusciamo, cioè quel passaggio, mi sono persa un attimo. Per arrivare alla conoscenza c'è bisogno della non conoscenza. Di conoscere la non conoscenza. Ah, non è un gioco di parole. Okay. Di conoscere. E okay. Esperirla, non fermarsi al conoscerla, perché conoscerla vuol dire essere la non conoscenza. Esperirla vuol dire andare avanti e ristabilire la dualità presente in questo piano incarnativo. Quindi, secondo quello che voi dite, noi non siamo Antonio o Maria, siamo evoluzione. Certo, ma non sarete... Che cammina, che avanza. Sempre. Pur essendo. Pur essendo? Antonio e Maria. Non solo Antonio e Maria. Adesso Antonio e Maria. Siete adesso Antonio e Maria e siete essendo assoluto. Quindi non essendo Antonio e Maria. È la dualità presente nella unione. È la possibilità di ogni divenire possibile e non possibile che manifesta l'assoluto. Tenetelo presente questo. Cercate di iniziare
a comprendere con il cervello, quando dico mentalmente parlando, in questo caso intendo con il cervello del piano fisico, quindi con la mente del piano fisico, la nozione. Compresa la nozione, si può iniziare a assaggiare la percettibilità vibratoria di quanto ho espresso.